tutti amici softeristi, io sono Mice. E io sono Puli. Bentornati su Sog Software, ovviamente per, come potete vedere, un fantastico unboxing che, come potete vedere, è già stato aperto. Cosa pensate di vedere? In realtà, prima di andare ad aprire, vi raccontiamo la storia di questo pacco. Pacco che contiene ovviamente merce di valore, droga, acquistato da? Dal cartello colombiano direttamente. Esatto. Da Nito Software, nitosoftware.it per chi non lo sapesse. Nito che si trova a un'ora di macchina da dove abitiamo noi, però noi, siccome abbiamo il culo pesante, abbiamo deciso di farcelo spedire. Il pacco parte da Mantova e per arrivare a Parma ci impiega 8 giorni. Questo perché è stato spedito a Catania, inspiegabilmente, dopo varie insomma... Ma gli scazzi, perché anche il call center alle domande rispondeva con un vago, boh, è strano. E quindi... Insomma, abbiamo dovuto aprire il pacco davanti al corriere per assicurarci appunto che fosse tutto a posto. Quindi niente, è aperto per questo motivo. Una volta che abbiamo visto che il pacco conteneva le cose giuste, abbiamo detto, è ora di fare l'unboxing. Ed eccoci qua. Molto bene, cosa abbiamo? Una cosa alla volta, partiamo da questo. Attenzione ragazzi, questo l'ho ordinato personalmente io. Trattasi di... ma è anche un pochino flessibile, notare. Sì, sì, questa è un'alternativa alle bolas. Esatto. Fantastico questo qua, per fare il fisting prima di andare a letto, è vicino ai denti anche. Proprio qua ci metti il dentifricio, a forza di girare piano piano finisce fino in cima. Fantastico. Che schifo. Quindi questa è una cosa. Poi abbiamo materiale promozionale. Abbiamo Castitech. Ma che? La clinica del computer. Questa è una cosa per il culo, eh. Come facciamo? Stiamo facendo pubblicità occulta. Cos'è? Oh. Audio, salvate su CD, Giulia, Graziella. Qua abbiamo... Ma in foto tutte le foto. Ma che? Qua abbiamo cose del Nito. Fermiamo sul vago. Poi abbiamo libro infostrada. Il parcometro. Abbiamo un disco orario. Disco orario, sì, il parcometro. Con dentro un CD. Ah, è il disco stesso che è il CD. È il disco stesso che è il disco. Vabbè. Poi abbiamo Virgilio con... Ce l'avevo anch'io. Internet gratis. Nei denti era gratis. In fascia alta pagavi tipo un 1000 lire all'ora. Tipo. E anche qui... Con tanto di CD, Nito si diverte a mandarci tutte queste cose. Qui abbiamo... Chi è? Ah, io non lo so. Questo pomino singolare, un po' brutto, scocciato. Ma vabbè. Internet più che gratis. Cioè, basta, mi sono toccato. Basta. Un altro esercizio. Puttanate. No. Oh, finalmente possiamo venire alle cose più concrete. Partiamo. Pallini. Trattasi di Parabellum High Grade Bio 0,25 per il mio SR15 marcio, che allora, è un bel verde rispetto a Jay Statica. È un verde che sembra così nero, è un bel verde. E il pacco mi sembra un pochino più leggero rispetto ai soliti. Gasa. Infatti non è un chilo. È 800 grammi. Vabbè, li proveremo, poi faremo sapere come sono. Pallini Wartec. Poi abbiamo doppia scatolina bianca contenente una doppia lipo by Nito. Qua abbiamo la 7 e 4. Uno. Spazzatura. E poi abbiamo, qua abbiamo fatto acquisti durissimi ragazzi, la 11 e 1, entrambe a stick. Acquistate lipo by Nito, sono batterie molto buone. Poi abbiamo. Vediamola un po'. Sticchioso, vediamo un po'. Un sacchetto. Un sacchettino. Gondonato. Con Combat Pile. Bellissimo. Nuovo di zecca nel listino di Nito. Combat Pile, taglia M, colorazione Coyote Brown. Dovrebbe fare abbastanza caldo, l'ho comprato apposta per le partite invernali, visto che avete visto il nostro ultimo live, nevica e quindi fa freddo. Fighissimo. Bestia. Poi lo proviamo con questo qui. Ok, anche il sacchetto, che sono lo snap. Sì.
qua, così almeno i nostri amici truzzi lo possono vedere. Bellissimo. Combat point! Poi abbiamo, andiamo qua, andiamo sul forte, ragazzi, Toc! Una sacca verde. No, la sacca verde ovviamente contiene delle briciole. Tabacco, tabacco. Oh! Attenzione, il mio fucile. Il mio fucile perché è andato ovviamente, come possiamo compito vedere... Compito di latino del 1998. Allora, qua abbiamo pubblicità. Custom level 3 e custom level 3.1. Un pochino di pubblicità by Nito. Qui abbiamo, ci dice, Gearbox Sniper 115 euro, Gearbox level 3 100 euro. Consigliatissimo. In realtà sono consigliati tutti e tre, però vabbè. Gearbox level 3.1 130 euro. Ragazzi, non andate a comprare i gearbox della sistema che ci vuole, è improbabile riuscire a metterli dentro i vari gusci, non c'entrano mai, poi bisogna fare la modifica, ci vorremmo... Quelli, i gearbox di Nito sono una bomba, testati, anche perché sul mio fucile ho fatto installare non un gearbox intero, perché comunque è già un fucile, diciamo, di un certo livello, ho fatto fare, come al solito, la revisione e poi ho fatto installare un MOSFET interno. Andremo a recensire anche questo. Poi qua abbiamo la prova di tiro, non male, con una media di 98 metri al secondo, quindi in bolla. Però c'è scritto che ho sbagliato, ho usato i 0,35 di pallini. Ah, sì, Quindi sono cazzi. Adesso poi se andiamo un po' over. Ah, qua abbiamo un sacchetto, però non sono colpi. Cioè, i pezzi vecchi, la molla vecchia, le varie cose, poi vedremo meglio tutto nella recensione. Questo qua lo lasciamo qui. Qua andiamo a sormontare tutto, perché sennò non ci sta più niente in telecamera. E attenzione, ragazzi, ovviamente c'è il pezzo forte. Madonna mia, è pesa. Cestina un po' sto scatolone. Anzi, qua. E&L, ragazzi, E&L, E&L, attenzione, ovviamente il classico sacchetto lubrificato, qui abbiamo, oh fantastico, guarda un po', con tutte le prove al cronografo, ufficiali, E&L certificato, mica tutti ve lo danno così il fucile, E poi, qua presumo ci sia il caricatore. Abbiamo, maledizione, fascetto e il fucile, madonna, si vede un pesa. Che spettacolo. Certo, il gombone qua, ragazzi, AK-105 della Yandere, senti come cazzo pesa. Sì, che buono. Ragazzi, è pesantino. Quindi andiamo su overpeso. Che bomba, cioè ragazzi, la solidità, zero scritto. Attenzione, il selettore vale i soldi che costa e ciao, bestiale. Spegni fiamma a modo baionetta. Spegni fiamma, che ho richiesto a Nito ovviamente di rimuovere immediatamente il suo originale cesso rosso, perché è molto duro da togliere. Lo usiamo già come galleggianti quando andiamo a pescare. Mamma mia. Quindi niente, ragazzi, cosa vi devo dire? Questo è quello che abbiamo acquistato. Ovviamente, se volete le recensioni, basta chiedere, tanto noi le facciamo lo stesso. O no? Per forza, se no, chiudiamo baracca. E niente, fantastico, non vedo l'ora di provarlo. Io direi che da questo unboxing è tutto. Ovviamente, se avete domande su prezzo e roba varia, trovate tutto in descrizione per i prezzi. Per altre domande scriveteci, no problem, giusto? Io sono Mice, io sono Puri e noi siamo i Socio Fans.